Gironda, circa un metro e mezzo, in collegamento con il mare Adriatico attraverso due canali artificiali, Foce Acquarotta e Foce Schiaffaro. È una laguna in cui la salinità si attesta tra i 15 e i 25 ppm, con un'azione degradante, perché abbiamo la sacca orientale che è totalmente di acqua dolce. In questa laguna esiste ancora una pesca di tipo tradizionale chiamata paranza, che consiste in reti di sbarramento perpendicolari alle coste che occludono appunto da costa a costa e intervallate sistematicamente da attrezzi chiamati pertovelli, che sono delle trappole. Qui abbiamo l'esempio di una paranza che parte da terra come rete di sbarramento e a un certo punto si appone una tratta, che è un altro pezzo di rete perpendicolare alla paranza stessa, in cui si mette il pertovello. Tutto il pescato si raccoglie nell'ultima camera, che è la camera della cosiddetta della morta. Preso il nostro campione, il laboratorio sarà processato per ulteriori indagini biometriche e anche di stabulazione nella nostra camera termostatica. Il granchio blu atlantico, il Callinectes sapidus, ha invaso gran parte del Mediterraneo ed è giunto anche nelle lagune di Lesina e Varano. Siamo nel laboratorio di biologia marina dell'IRBIM a Lesina. Questo granchio noi abbiamo attestato che ha delle popolazioni stabili qui a Lesina. Ora, dopo la prima fase di campionamento, ho dovuto addormentare parte dei granchi a una temperatura di 4 gradi centigradi per tenerli buoni, altrimenti potrebbero pinzarmi. A questo punto passo alla fase biometrica e vediamo che quelli che abbiamo attualmente sono dei granchi giovani che hanno già subito una fase di muta. Sapere che i granchi, quando crescono nel loro naturale ciclo vitale, cambiano più volte esoscheletro, proprio per consentire al granchio di crescere nella sua totalità. Quindi io ne prendo uno, sperando di non essere pizzicata, e i principali parametri che preleviamo sono la larghezza, la lunghezza, consideriamo anche il sesso. Questa forma a triangolo dell'apron denota che è una femmina immatura, perché una femmina matura, al contrario, avrebbe un apro più bombato. Il maschio invece vedi che ha un apron molto stretto, eccolo là. A questo punto devo pesarlo e ha un peso di 45,5 grammi. I dati biometrici prelevati serviranno poi a effettuare delle indagini statistiche sulla popolazione dei granchi nei nostri ecosistemi. Questi granchi provengono appunto dal Nord America, dove hanno delle temperature più alte rispetto a quelle che normalmente avevamo qui, ma che proprio per effetto della globalizzazione, della tropicalizzazione dei mari, hanno trovato ambienti idonei al loro sviluppo. I granchi entrano in laguna per questioni trofiche, perché trovano appunto una temperatura confortevole, ma anche perché trovano cibo in abbondanza. Si nutrono prevalentemente di molluschi bivalvi ed è per questo che è considerata sì una specie aliena, ma anche una specie che va ad impattare su quella che potrebbe rappresentare un'attività importante delle nostre lagune, mangiando appunto questi bivalvi. Non solo, il granchio blu, con l'effetto di burrowing, quindi di scavo, potrebbe in qualche modo alterare anche quelle che sono le praterie di Nanozostera nolti. Cos'è la Nanozostera? È una fanerogama, ma è importante per questi ecosistemi, proprio perché mantiene saldo il sedimento e perché funziona come ambiente nursery per specie ittiche pregiate. Questi granchi possono arrivare a dimensioni notevoli, come quelli che possiamo vedere nella vetrinetta che abbiamo già processato in passato. Allora,
Allora, qui siamo in una camera termostatata con una temperatura costante adesso di 20 gradi, dove le luci al neon sono state tarate in modo da riprodurre il ciclo circadiano, quindi facciamo 12 ore di notte e 12 ore di giorno, in maniera tale che i granchi non si stressino tantissimo. Inoltre in questa vasca, che ossigeniamo appunto con l'impianto della camera termostatata stessa, abbiamo inserito anche delle macroalghe che sono abbondanti in laguna, e la Gracilaria verrucosa, che mi aiuta a mineralizzare la sostanza organica prodotta dai granchi stessi. Abbiamo una collaborazione con il Politecnico di Bari per prendere delle foto che mi aiuteranno, speriamo mi aiutino, a discriminare il momento esatto dell'esuviazione, cioè quando il granchio, una volta cresciuto, ha la necessità di uscire dal suo esoscheletro per consentire al corpo di accrescersi. In questa fase il granchio viene chiamato moleca, un po' come le moleche di chioggia che ben conosciamo e che hanno un elevato valore commerciale. Grazie al progetto Wonderful abbiamo la possibilità di far vedere quelle che sono le buone pratiche della ricerca scientifica applicate a quelli che sono i principi di sostenibilità delle attività, in questo caso lagunari, alla diffusione in cucina, e quindi far conoscere prodotti, in questo caso nuovi, in larga parte della popolazione. Ecco, siamo nella cucina dello chef Nazario Biscotti, che ci sta appunto preparando in maniera ottimale le carni del granchio blu.